non c'è la persona. Non c'è la persona, la persona che si dice. OK, chiudo. Questa mattina, domenica 27 maggio alle 8, sono iniziate le operazioni di disinnesco della bomba Lingotto da parte degli esperti del genio guastatore dell'esercito. Si tratta dell'ordigno bellico riafferrato in Venizia lo scorso 16 maggio, durante dei lavori di scavo. La zona compresa tra Venizia, sino all'incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e Corso Spezia, è stata evacuata e sono state sospese le erogazioni del gas e dell'energia elettrica. Un quartiere deserto, bloccata la linea ferroviaria e alcuni voli soppressi all'aeroporto di Caselle. Tra questi il volo per Cagliari previsto per le 10:10 e mai decollato. Cancellato, i passeggeri sono invitati a presentarsi presso i banchi accettazione A3. Attention please, Ryanair regrets to inform that the flight 465 to London Stansted has been cancelled. Passengers please report to check-in desk A3. Numerosi passeggeri infuriati, su 115 solo una ventina di persone hanno ricevuto una mail dalla compagnia aerea con la comunicazione che il volo sarebbe partito da Genova. È capitato che stamattina, accompagnando mia figlia a Caselle in aeroporto, che doveva partire con l'aereo delle 10:10 per Cagliari, con una bimba di 3 mesi da sola, arrivati in aeroporto l'aereo non c'era. In pratica, perché dice che c'era la bomba da disinnescare, esatto, a Lingotto. E quindi l'aereo non c'era, ma partiva da Genova, però nessuno è stato avvisato. Hanno mandato la mail nella quale c'è semplicemente il volo Genova-Cagliari. Allora, io avevo già fatto il check-in, quindi ero tranquilla che sarei dovuta partire da Torino, quindi io non mi sono posta neanche il problema del perché Genova. E comunque, come ci sarei dovuta arrivare a Genova, tenuto conto che io sono in possesso di un biglietto che da Torino mi avrebbe dovuto portare a Cagliari. Io oggi avrei dovuto anche presenziare al funerale di mio padre, che è alle 5, e per ovvi motivi non potrò andarci. E quindi... Non vi hanno messo nessun altro volo a disposizione? Io non ho nessuna comunicazione, in quanto avendolo fatto presso l'agenzia viaggi, non tramite il canale internet, probabilmente avranno mandato una comunicazione all'agenzia viaggi, ma essendo chiusa il sabato pomeriggio a me non è arrivato nulla. Ma comunque la negligenza c'è un comunicato stampa del 23 maggio della Sagat. Volotea poteva immaginare che oggi potevano esserci dei problemi, come ha fatto l'Italia, che ha mandato dei voli in più in atterraggio presso la pista, poteva farlo anche Volotea, visto che il problema è per gli arrivi e non per le partenze. Questo è il quanto.